Allora, questo è un presepio fatto da Nello Monici, che è un po' l'ideatore di questa mostra, prima mostra, diciamo, che viene fatta di presepi artigianali con l'aiuto di APL. Nello Monici era un paziente di ematologia e purtroppo il 2 di dicembre se n'è andato. Beh, questo presepio è opera sua, l'hanno installato i familiari, ne aveva altri però più complicati da installare, la famiglia non era in grado di installarli. Ecco. Nello Monici ha avuto quest'idea per coinvolgere gli ammalati di ematologia, per dare un po' di motivazione, un po' togliere qualche pensiero. In realtà poi, se non avevamo l'aiuto di amici, non riuscivamo a completare la sala. Comunque l'idea è sicuramente stata una grande idea, ci ha consentito di raccogliere un po' di fondi per l'APL, con una lotteria, con le offerte, con la vendita di qualche libro di Chiara Pizzasegola e dell'amico trovato per strada, anche lui, Giuseppe Borrelli. Questo è il presepio proprio di Giuseppe Borrelli, ispettore di polizia in pensione, è uomo, personaggio veramente speciale. Ha fatto questo presepio sul tema del pane, quindi c'è un mulino, c'è la macina, c'è il forno, la sala da pranzo. Ha fatto anche un libro di poesie tradotte napoletane, tradotte in italiano. Ecco, questo è un presepio, quello in basso, fornito dagli amici Pignotti, Vaghini e Murgia, e quelli due piccoli in alto fatti con prodotti di recupero, tappi, sugheri. Questo è un altro presepio in africano, diciamo, ma però fatto da sempre i soliti amici, e la curiosità di questo presepio è che queste mura che circondano la Natività sono fatte in polistirolo, sembrano rocce, in realtà sono leggerissime. Questa Natività è fatta in Africa, a Sawagne, in Senegal, a 30 km da Saint Louis, sul confine con la Mauritania, in questa missione, dove gestita da padre Emanuele, all'anagrafe Guglielmo Zanaboni, dei Fate Bene Fratelli. La cosa che mi piace sottolineare di questa Natività è che è stata fatta da ragazzi del villaggio, cristiani e musulmani, dipinte da loro, costruite da loro. Questi ancora amici e sempre il marito di Vanessa, che hanno fatto questo è sempre con i soliti materiali di recupero, questo bello per la profondità, realizzato molto bene. Ecco, questi due sono opera di ammalati di ematologia, è uno molto particolare che con il calore della lampada fa ruotare delle immagini su degli specchi, si vedono gli angeli dietro la Natività. Questo è fatto anche questo con materiali recuperati, radici recuperate nei nostri torrenti e costruito. Ecco, questo è sempre un presepio fatto dagli amici Pignotti, Murgia e Vaghini. Questo è stato anche
presentato nella mostra fatta sul Po. Questo presepio è stato presentato al Farnese, ma ha fatto il percorso partendo da Mortizia, è arrivato fino alla mappa di Piacenza. Ecco, questo è un altro presepio degli amici Pignotti e Company, molto bello, con questa luce a LED che lo illumina. Anche questo un'opera straordinaria. Le statue sono di grande fattura, diciamo, a livello di modellismo. Ogni statua ha una sua particolarità. A partire dalla Madonna col Bambino, che contrariamente alle solite rappresentazioni, non è in una culla, ma è un grembo. Questo è un altro presepio africano di Sawagn, fatto dai ragazzi del villaggio. Il padre Emanuele è riuscito appunto a conciliare le due religioni, ragazzi musulmani e cristiani, che dipingono queste cose, che fanno queste statue. Questi sono quattro presepi fatti sempre dal marito della nostra amica Vanessa, e la cosa curiosa, quello più in alto, è fatto con il Das, quello che una volta era il Pongo, insomma, realizzato con degli strumenti fatti dallo stesso realizzatore, ha fatto tutti i segni dei mattoni, molto, molto particolare, molto curioso, mentre gli altri tre sono fatti con i soliti materiali di recupero, dai sugheri alle cortecce degli alberi e a legni recuperati nei torrenti. Ecco, questo è il più curioso forse dei presepi, in verticale, è fatto da un ricercatore di ematologia, Pilade Cortellazzi, ci ha impiegato un anno, a tempo perso, ma comunque un anno. Là in alto c'è un castello fatto con il tufo di Matera, recuperato dallo stesso Pilade. Ecco, questa è un'attività fatta sempre dagli amici Pignotti e Company. Allora vi leggo questa poesia di Callaghan Leopardi. No, perché ispettore di polizia che fa le poesie, insomma. Il titolo è Vorrei. La scritta è ispirata da questa nostra avventura, quindi è una cosa recente. Vorrei trovare nuovi versi, come mi illumino d'immenso, questa è una poesia storica di Ungaretti, per spandere nei cuori delle genti quel generoso sentimento di donare il tempo dell'Onnipotente per sollevare le pene dei sofferenti, che è riconoscente e ci aiutano a vivere meglio, con un sorriso di ringraziamento, ed ecco che mi illumino d'immenso. Bravo Giuseppe! Mi spiace che non ci sia Padre Secondo, perché oltre che essere il guardiano dei frati minori, è stato anche il tecnico specialista della gestione calore, perché i primi giorni qua è un ghiacciaio, poi grazie al suo aiuto ci ha confortati un po'. Abbiamo fatto del nostro meglio e l'abbiamo fatto grazie a voi, il trio, come dice Giorgio, vi chiamo il trio, per me siete state persone eccezionali, avete portato qui, se non sbaglio, 7 presepi, uno l'avete donato, sarà il primo premio, quindi grazie. Poi dico Giuseppe, altra persona straordinaria che ho avuto il piacere di conoscere in questo frangente, ha portato un presepio, però è anche poeta e scrittore, ha portato delle litografie a disposizione di tutti, gratis, sia libro che litografie, che presepio. Manca qui Vanessa e suo marito, che anche loro hanno collaborato significativamente alla mostra, come ha collaborato Laura, che mi ha aiutato, ha portato anche qualche presepio di qualche ammalato.
E poi qui ci sono anche due amici che mi hanno confortato, stavano insieme a noi, insieme a Pino. Insomma, la PL vi è molto grata, grata anche a Pile De Cortellazzi che doveva venire, ma poi non so. Mi ha stupito uno che tratta le staminali, che riesce a costruire un presepio di quel genere. Ci ha messo un anno, mi ha detto, però insomma. E penso di non avere dimenticato nessuno. Grazie ancora. Grazie anche alla Murge che non c'è. E speriamo l'anno prossimo di fare meglio. Allora, io come al solito sono la presidente della PL. Volevo ringraziare tutte le persone che hanno collaborato alla realizzazione di questa mostra, tutte le persone che sono venute a visitarle, che hanno lasciato un pensiero per noi. Come sempre siamo grati perché Piacenza risponde sempre molto bene alle iniziative che vengono proposte, e in maniera particolare volevo ringraziare la famiglia Monici, che è stata la fautrice un po' di questa mostra e purtroppo ha avuto questa disgrazia in corso d'opera. Però al fianco della famiglia ci sono state persone molto valide che hanno fatto in modo che il desiderio di Nello fosse portato avanti e hanno reso possibile la realizzazione della mostra. Io ringrazio tutti, ringrazio per la cifra che verrà messa nelle casse dell'associazione, verrà usata a breve perché ci sono vari progetti in corso d'opera, quindi grazie a tutti. When I'm alone with you.